Considero il giovane uno tra i migliori che ci sono in giro e francamente per forte dei bambi lui, Michele Pellegrini, Fabio Genovesi, ce n'è tanti, abbiamo visto l'altro giorno, non mi ricordo il nome in questo momento, sfugge, scusatemi, che restauratore. Alberto Di Muccio. Alberto Di Muccio, l'area Concompaenza, sono tutte persone enormi dal punto di vista creativo, di capacità o che altro, quindi veramente siamo una generazione che non si sta facendo onore in maniera importante. Scrisse questo romanzo sull'onda della nostalgia che aveva quando da ragazzina era stata a visitare Villa Adriana Attivo, che poi era scoppiata la Seconda Guerra Mondiale. Era tornata, finita la Seconda Guerra Mondiale, il primo luogo che aveva voluto visitare dopo la fine di questa catastrofe europea era stata proprio Villa Adriana a Tivoli, e lì aveva scoperto che questo luogo meraviglioso, che è paragonabile, penso, a Pompei come qualità, bellezza, eccetera, eccetera, era chiaramente abitato da contadini che ci tenevano le pecore dentro, piuttosto che persone che ci abitavano perché avevano perso la casa. Stasera a Villa Bertelli un documentario con Giorgio Albertazzi. È un documentario o è più un film? Beh, una domanda interessante, perché in realtà è l'adattamento televisivo della famosa pièce teatrale Memorie di Adriano, ideata da Scaparro, tratta appunto dal romanzo di Marguerite Yourcenar. E in effetti è un prodotto un po' ibrido, non è un film e non è un documentario. Da cosa ti è nata l'idea di produrlo? In realtà l'idea nacque da Giorgio Albertazzi, dal produttore, dal di Gennaro di Minimum Fax, che nel ventennale della morte della Yourcenar decisero di fotografare questo spettacolo di Albertazzi, che è considerato lo spettacolo italiano di maggior successo dal dopoguerra ad oggi. Hai fatto qualche taglio? Hai mantenuto l'originalità della pièce teatrale? Cosa ti ha portato a crearlo come lo hai creato? Allora, rispetto alla pièce teatrale, al 90-95% è intatto, lo spettacolo, salvo nell'ambientazione, che è tutto ambientato a Villa Adriana a Tivoli, che era appunto la villa dell'imperatore Adriano, quindi la location è la location deputata per raccontare questa storia. Cosa ti è piaciuto di più durante la lavorazione di questo filmato, chiamiamolo così? Lavorare con Giorgio Albertazzi, incontrarlo professionalmente in quello che è il suo masterpiece, il suo capolavoro, quello che lo ha definito come attore di teatro. Questo è il suo spettacolo più importante. Cosa ti ha lasciato Giorgio Albertazzi invece, non come parte del tuo filmato, ma come persona? Una grande amicizia, eravamo molto amici con Giorgio e mi ha dato tanta fiducia, tanta cultura, abbiamo fatto tante risate insieme perché è una persona molto divertente, me lo ricordo così, come una persona solare e altruista.